Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, benvenuti di nuovo nella mia macchina. Oggi devo completare il giro di tutti i supermercati, diciamo quelli low cost. Sono stata a Lidl, sono stata a Eurospin, sono stata a MD. Squilla un telefono. Scusate. Pronto? Arrivederla, arrivederla, buona giornata. Ecco fatto. E quindi, dove ero arrivata? Cosa stavo dicendo? Interruzione a parte. Allora, devo continuare questo giro terrificante. Non mi entra la retromarcia. È entrata. Questo giro terrificante perché diciamo che non è facile trovare qualcosa di protezione solare di accettabile. Insomma, poi ci vedremo a casa, vi farò inorridire. Scusate, se no mi prendo la macchina di mia nonna. Ok, chiudiamo il garage. Adesso, ah, ecco cosa stavo dicendo. Vado da Penny Market, che non so se vendono protezioni solari. Voglio fare proprio un video completo, però se ci sono altre a discount, in caso me lo dite, perché io a parte questi qua sinceramente non ne ho. E quindi niente, per adesso ho trovato soltanto cacca. Continuo a fare grattare la retromarcia come se fosse parmigiano reggiano. Ma sono emozionata perché devo guidare, devo uscire la macchina dal cortile, devo parlare con voi, devo essere carina e coccolosa, quindi spero di non fare un triplo incidente carpiato. Comunque, va bene, io adesso mi dirigo da Penny Market e poi vorrei passare anche da Acquasapone, magari trovo qualcosina, o comunque per bocciare definitivamente Nivea e Co. Scusate se traballo, ma adesso la macchina si muove, cercherò di andare piano. Quindi vado in questi posti, poi ci rivediamo a casa. Piangiamo insieme perché sono molto negativa. Vedremo se c'è qualcosa che si salva. Adesso la gente comincia a guardarmi strano, penso che sia totalmente psicopatica. Comunque, va bene, a più tardi. Eccomi di ritorno. Faceva tutto schifo. Non ho comprato niente. Inci pessimi. Si salvavano proprio due cose. Ora vi dico che cosa si salva e qual è l'unica linea di cosmetici con bonifici che però non ho trovato alla discount, ma da Acqua e Sapone, ed è quella della Geomar, ma quella certificata biologica. E dopodiché da Eurospin, Lidl, MD, Penny Market, manco Solari aveva proprio. C'è una cacca, uno schifo. Se volete un solare con bonifici, tipo questo che sto utilizzando io della Anthos, che amo alla follia, fa un odore di cocco che avevo iniziato a respirare prima. Buonissimo, e che mi è stato spedito da New Bio Shop e potete utilizzare questo codice sconto senza trucco 10 per acquistarlo ad un prezzo inferiore. Quindi se cercate qualcosa del genere, assolutamente state indietro da questi discount, perché sebbene abbiano linee con Bonincia, a livello di cosmetici per i solari c'è da rabbrividire, da inorridire, una cacca, uno schifo, per non dire una. Quindi adesso io ho fatto dei video, vi farò vedere in sovraimpressione super giù molto velocemente quello che ho visto. Cominciamo da MD. Da MD c'è la linea della Cliosan, di cui si salvavano soltanto dei prodotti che non sono protezioni solari. Quindi potete vedere, questo è lo stand della Cliosan, sono tutti prodotti molto economici. Se non vi interessa la ecocompatibilità dei prodotti, non è che fanno schifo nel senso che vi fanno male. Fanno schifo nel senso che non sono ecocompatibili, ecco, non voglio dire che sono fatti male, cioè se ne comprate uno Bilboa possibilmente è molto simile e costa di più ed è di marca, quindi se non mi interessa si aggirano attorno ai 4-5 euro, è un buon prezzo, ma sono tutti terrificanti, tutte le protezioni. L'unica cosa carina, le uniche due, erano questo olio solare ma senza fattore di protezione che costa 2,99 euro, quindi costa veramente poco e ha un inci perfetto. Però non è una protezione, quindi non risolviamo molto. Come vedete, l'inci ha olio di semi di girasole, etilexil palmitato, che è un olio, se non sbaglio forse potrebbe avere pallino giallo, ma non credo, forse no, e comunque niente di che. E dopodiché c'è olio di riso, lecitina, tocoferolo, ascorbil palmitato, acido citrico e profumo. È davvero un ottimo inci. Ma c'è anche un altro olio che vendono da MD che è ottimo, che è questo della linea Botanica,
che è favoloso. Questa linea botanica ve ne parlerò meglio in un prossimo video, vi sto innamorando, e ha davvero un ottimo incio. Ora non si legge bene, vediamo se ce la faccio. Etilex il palmitate, e olio di mandorle dolci, olio di riso, oleolito di calendula, olio di argan, e non leggo bene, altro olio di semi di girasole, olio di mais, se non sbaglio, tocoferolo, beta-carotene, qua c'è il beta-carotene, quindi questo costa 3,50 euro per 50 centesimi, è molto meglio, e poi c'è tocoferolo e conservanti, insomma questo mi piace davvero tanto, è buono, ce n'è forse anche di più dell'altro, e tra questo e quello vi consiglio di comprarlo. Poi c'è anche quest'acqua solare abbronzante che non ha un inci spettacolare, però l'avevo comprata l'anno scorso, non è male, e tra l'altro l'avevo ricreata, vi lascio il link qua in sovraimpressione per fare un'acqua spray rinfrescante al mentolo fatta in casa, anche con olio di cocco e anche con, pare che ci avevo messo gel di aloe vera. Per quanto riguarda invece i prodotti della NIAR, della linea Sun NIAR di Eurospin, anche questi si aggirano sui 4 euro, sono molto economici, 4-5 euro, se non vi interessa l'ecocompatibilità li potete anche comprare, sicuramente il loro lavoro lo fanno, però a me non sono piaciuti, rabbrividivo. L'unica cosa che si salva è questo latte solare che costa 3 euro, quindi a 3 euro 250 ml è davvero buono. Andiamo ad analizzare gli ingredienti, e sono acqua, etilexil stearato, che come sapete è un estere, glicerina, che è naturale, che è un umettante. Glicerina stearato è un emulsionante, l'abbiamo utilizzato spesso, poi abbiamo olio di mais, C12, C15, alchil benzoato, uno dei miei oli preferiti all'interno dei prodotti di make up. E poi steril alcol, che è un altro emulsionante, questo Benetton 25 sinceramente non me lo ricordo, però evidentemente non dà grossissimi problemi. Poi alcol cetilico, gel di aloe vera, tocoferil acetato, questo non me lo ricordo, altri due emulsionanti, profumo, addensanti, diciamo niente di dannoso. E poi conservanti, e i conservanti sono buoni, quindi a 3 euro è un buon prodotto, dopodiché non si salva più niente, fa tutto veramente pena. E anche gli oli sono tutti di meticone, isopalaffine, veramente una schifezza. Quindi adesso andiamo alla linea della Lidl, dov'è? Quindi questi sono i prodotti della Sien, di cui non si salva davvero niente. Ci sono rimasta male, perché comunque la linea della Sien fa cosmetici anche con Bonin, ho fatto anche la linea bio per bambini, e mi aspettavo qualcosa anche a livello di doposole, uno spray rinfrescante, qualunque cosa, un olio secco, niente. E ci sono rimasta davvero male. Quindi sorvoliamo il discorso Sien e andiamo adesso all'unica linea che ho trovato buona con Boninci ad un buon prezzo da acqua e sapone, che è la linea di Geomar, però soltanto quella diciamo certificata biologica, con certificazione biologica, che costa circa sui 5 euro, 4-5 euro, c'è la protezione 10, la protezione 30, e la protezione 50, e anche il doposole è ottimo. Quindi andiamo ad analizzare una protezione a caso. Il primo ingrediente è il gel di aloe vera, cioè manco l'acqua, bellissimo, lo adoro. Ossido di zinco, che in questo caso funge proprio da filtro solare, olio di semi di girasole, glicerina, di capril carbonato, che non so se vi ricordate l'abbiamo utilizzato nei cosmetici creati in casa nel make up, l'avevo preso se non sbaglio da Aromazon. Poi idrogenato di castor oil, è una specie di emulsionante, però se non sbaglio lo vendeva proprio anche a Aromazon. Caprilico caprico trigliceride, che ho utilizzato l'altro giorno nella ricetta per la crema sublimatrice dell'abbronzatura con citroflavonoidi. Poi, dove ero arrivata? Glicerin stearato, che è emulsionante, magnesium alluminium silicate, che è una polvere che io ho a casa, però non vi ho mai fatto vedere, che serve sia a creare un gel, quindi come addensante, ma dà anche un effetto come se fosse tipo dry flow, molto asciutto sulla pelle. L'avevo utilizzato per una emulsione mattificante per il viso, che non vi ho mai fatto. E poi abbiamo
Questo non me lo ricordo. L'avril glucoside, che è un tensiattivo, è anche un emulsionante, viscosizzante, se si dice così. Poi acqua, alcol cetilico, quindi altro emulsionante, profumo, titanium diossido, cioè diossido di titanio, che in questo caso va utilizzato proprio come filtro solare, se non sbaglio è quello rivestito nei cosmetici solari. Poi questo non so che olio è, ma è un seed, quindi un seme di qualche pianta, quindi va bene. Tocoferolo, lecitina, gomma xantana, questo non lo so, questo non lo so, saranno, non lo so, non li ho letti, però veramente buono, poi certificato biologico, già ci si fida se c'è una certificazione. E a maggior ragione, poi leggendolo, ingenalizzandolo, vedrete che è proprio un buon prodotto. Stessa cosa anche per il doposole, eccolo qua. Super lenitivo e idratante, anche qua gel di aloe vera, glicerina, emulsionanti ottimi, caprico trigliceride, burro di karité, betaina, che in questo caso non è tensioattivo, ma è proprio quella polvere idratante che abbiamo utilizzato tanti anni fa nella crema per il viso anti-age, poi gli semi di girasole, insomma, vero ottimo. Quindi questa è l'unica linea, questa della Geomar, che io vi consiglio di comprare con Buoninci, a meno che non vogliate comprare online, che ad esempio la linea dell'Andos è veramente buona. E poi faceva tutto schifo, non vi parlo di Nivea, Bilboa, Peach Buin, uno schifo. Sono rimasta molto delusa per la Equilibria, mi aspettavo qualcosa di meglio, ma la Equilibria mi ha fatto veramente pena. Quindi questo è quanto, vi ho detto tutto quello che potete evitare di comprare, quello che invece vi conviene comprare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere. Un bacione e alla prossima. Ciao!